della lira, la visitiamo in anteprima con Andrea Marini. Se potessi avere 1000 lire al mese. È carica di ricordi la vecchia e cara lira che ha accompagnato la storia d'Italia per circa 2 secoli, da ben prima dell'unità nazionale. Sì, perché una prima armonizzazione delle valute ci fu sotto Napoleone, man mano che conquistava territori ne uniformava la moneta. Famoso il 20 franchi oro della vittoria di Marengo, che divenne riferimento di peso e valore per le 20 lire di tutti gli stati italiani, tanto da essere chiamate Marengo. Per questo, in una piccola ma saliente mostra a Roma, presso il Museo del Risorgimento al Vittoriano, le monete si raffrontano e si fondono con i reperti di quella che è stata la nascita dell'Italia unitaria. L'esposizione ripercorre tutta la storia della lira, dai coni napoleonici alle banconote della Prima Repubblica Romana, allora malviste perché di carta e non di solito il prezioso metallo. Curiosa è la storia del tallero emesso sotto Umberto I dopo l'occupazione dell'Eritrea. Gli indigeni non la riconoscevano e l'Italia dovette accordarsi con Vienna per riconiare i vecchi talleri austriaci di Maria Teresa, scomparsa da quasi 2 secoli. Con Vittorio Emanuele III siamo all'inizio del Novecento, periodo del Liberty, ed il re numismatico diede grande impulso all'arte della moneta, con pezzi bellissimi ed una scuola ancora la migliore al mondo. Romagnoli, tra tutti, disegnerà tutte le monete per oltre mezzo secolo, dalla splendida serie imperiale del 36 fino alle 50 e 100 lire repubblicane, riprodotte poi in formato mignon. La lira dunque, carica di identità, ha accompagnato la grande storia, convivendo nelle tasche degli italiani nella vita quotidiana. Una grande kermesse.